Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video dell'Impero delle Tenebre. Oggi voglio parlare di un gioco che in realtà posseggo da molto tempo su PlayStation 4, di cui non avevo mai parlato, ma che adesso a metà febbraio si è evoluto nella versione PS5 e sorprendentemente, perché non era dato per scontato, è disponibile l'upgrade gratuito. In questo caso io mettendo il disco della versione PS4 sulla PS5 che ti dà accesso appunto gratuitamente alla nuova versione Employee of the Month Edition, ovvero l'impiegato del mese che ha già dei contenuti extra e delle migliorie nelle patch oltre che nella risoluzione grafica. Perciò è molto stuzzicante. Vediamo un po' le opzioni. Ah, ok, devo anche selezionarle, non capivo. Modalità grafica, posso scegliere tra qualità e prestazioni. La lingua tra l'inglese e il francese, di quella parlata. Mentre i sottotitoli ci sono in italiano, come si è visto anche, diciamo, dai menu. I comandi non hanno, diciamo, cose particolari. E l'audio puoi settare i vari volumi. Quindi noi ci mettiamo nella partita giocatore singolo, considerando che c'è anche la cooperativa, che è una cosa molto carina di questo gioco. Lo incominciamo. E qua ad esempio già si poteva, non mi ricordo, si poteva fare anche nel vecchio, mi sembra, di poter giocare con una certa, diciamo, limitazione delle vite e il fatto che, diciamo, che c'è chiamiamolo, il refresh del salvataggio, quindi non puoi fare tanti punti di ripristino, ma viene automaticamente sovrascritto. Io voglio giocare in modalità normale. Il gioco in sé non era particolarmente difficile, in realtà non è che ci avessi giocato in realtà più di tanto. Perché come spesso accade è uno di quei titoli in realtà appunto che volevo e che ho comprato in saldo, nella versione appunto PS4 si trova molto scontata, quindi magari potete anche risparmiare comprando la versione PS4 fisica a poco e fare l'upgrade gratuito appunto alla versione PS5. Il bello del gioco è che è un'avventura esplorativa, in soggettiva. Kindred Aerospace. Thank you for joining Pioneer Program. Con il adesso rivediamo con appunto una trama molto surreale e molto, chiamiamolo, con un humor british di questa azienda che ti manda nello spazio a rischiare appunto la vita per trovare questi carburanti, queste cose, diciamo, che servono per la produzione, ma in un contesto molto minimalista, come se ne fregano di te, anche perché se muori vieni clonato e appunto risparato di nuovo a prendere le cose in giro, tra l'altro a ritrovare il tuo cadavere morto e appunto a riprendere le cose che avevi. Adesso qua non mi ricordo, posso anche tutte le rotelle a posto. Tra l'altro mi piace che hanno usato anche dei filmati in appunto live action per dare ancora più, chiamiamolo, trash ai vari filmati. Andiamo a farlo qua. Fa
fa anche vedere un po' che la tecnologia fa cagare, tipo il refresh andava lì indietro, il caricamento. Posso crearmi il mio personaggio, per così dire. La foto del cane è bellissima. Facciamo così. E il bello di questa avventura, che non è diciamo un Fallout, ma è più che altro un misto appunto tra un Oddworld e un Dead Space in un certo senso. E possiamo vedere anche i video. My name is Martin Tweed, president and CEO of Kindred Aerospace. Thank you for joining the Pioneer program. Diciamo che il mumorismo è una di quelle cose che ti spinge anche a vedere come va avanti il gameplay, perché anche le descrizioni di molti animali, di molti nemici, per così dire, sono intriganti. Non è un gioco serio come poteva essere, ad esempio, adesso non mi viene il nome, incredibile. E ad esempio Returnal ti fa, ecco, esplorare un pianeta, e però è molto serio, è drammatico. Qua invece è quasi allucinante, ha quell'umorismo un po' appunto dai giochi in stile Fallout, però non è così, non è un gioco action in quel modo. Anche questo, cioè, sono dei piccoli colpi di genio, e infatti mi dispiace che in un certo senso il gioco sia uscito un po' in sordina, anche perché poi c'è stato il Covid, ci sono state, diciamo, altre preoccupazioni, e infatti non mi aspettavo che facessero una versione PS5, né tantomeno che l'upgrade fosse gratuito. Infatti l'ho visto sullo store, costa mi sembra 30 euro la nuova edizione, ma probabilmente anche per chi l'ha comprato digitale sarà gratuito, anche se non ne sono certo. Se c'è comunque l'upgrade da disco, solitamente c'è anche per l'edizione digitale. Però insomma mi fa piacere, anzi, che ci sia questo upgrade, perché magari lo ricomincio, perché non ho visto appunto l'opzione per importare il salvataggio, ma comunque non era andato tanto avanti, quindi può anche essere piacevole rigiocarlo in una versione migliorata e più performante, e anche appunto con contenuti extra. We will send updates on your progress as you complete your scheduled surveys. Stay alive and see you. Non morire, e a presto. È molto surreale per questo, e poi c'è tutto il disclaimer. Bello. Ecco, non ho altre cose. Il cestino, ci sono anche delle cose extra. E poi anche questo effetto bombato dello schermo, che fa molto vintage, per così dire, non è super tecnologico. Mi piace molto perché è comunque narrativo, anche se il gioco va tutto molto basato sull'esplorazione, diciamo, pad alla mano. Ci sono tanti collezionabili perché devi anche appunto esplorare questo pianeta ostile e scoprire appunto le varie, diciamo, creature, la fauna endemica del pianeta, che è molto ma molto ostile.
Noi abbiamo fatto già un paio di trofei. Platinarlo non è semplice, perché comunque richiede appunto un certo grinding sul appunto sui collezionabili, ma anche sul fare certe azioni particolari. Diciamo, è più mortale. Mi piace appunto. Questo humor molto British. Dobbiamo cercare anche le varie cose, scoprire. Le varie creaturine che ci sono, che sembrano anche dolci e tenere, ma possono rivelarsi appunto mortali. Possiamo schiaffeggiare. Mi ha smelmato come trofeo. Devo premere R1 per scansionare. E così facciamo anche lo scan delle varie cose. E possono essere usate come esche, sul fatto poi appunto che sul pianeta ci siano, per così dire, le... le lattine, o meglio, i dispenser di cibo esca. Che lo schiaffeggio a me, non mi ricordo, c'era il modo di passare. Andiamo dall'altra parte. E insomma, soprattutto vabbè, all'inizio qua il tutorial, che è un po' legnoso, perché ti obbliga per forza a fare determinate cose. E io non mi ricordo neanche cos'è che dovevo fare. Dovevo riparare la nave, vedere che era danneggiata, appunto, e scoprire come ripararla. E anche questi intermezzi sono carini appunto per far vedere un po' la tecnologia difettosa, molto fumettosa. Abbiamo mandato i vari droni a scansionare l'ambiente. Don't forget to continually scan your surroundings. The camera will transmit data back to Kindred HQ, which this machine will copy you into its memory, delete your body. È un sacco di cose da scansionare. This exterior panel must have been knocked loose on landing. I am adding a location marker to your compass. Please find it and scan it. If you lose your way, you can always hit the survey button to highlight its location again. Fuel tanks are intact, but empty. If you can find a local fuel source, you'll be able to get back home. È un salvataggio automatico abbastanza frequente. Il pannello mancante forse era quello lì, eh? There is our missing panel. Well done. In the future, whenever you need help finding your currently selected objective, you can use survey to orient yourself. The javelin is basically intact, but in need of minor repairs.
E così la trama, diciamo, si evolve pian piano, facendo le missioni, andando a esplorare sempre più lontano dall'astronave, scoprendo appunto nuove cose. Ci sono anche le missioni secondarie che possono capitare andando appunto a esplorare certe zone, o diciamo come diversivo per riuscire a... vediamo dove devo andare. Pufferbirds may not look it, but they're salty as hell. Ah, questi si possono rompere così. Poi ti stanchi dopo un po' che corre. Possiamo appunto tornare sulla nave. Questo dovrebbe anche far salvare. E possiamo poi creare delle cose e avere appunto anche, eccola qua, l'arma. Possiamo stamparci, per così dire. Questa è una cosa carina, perché era anche quando era uscito ancora l'alba delle stampanti 3D, e metterlo come cosa che stampi sia le armi che i vari potenziamenti. Questo costava 10, ma poi cominciano a costare un centinaio i vari potenziamenti per le armi e per gli equipaggiamenti. Ci vuole anche un bel po' per sbloccare tipo il rampino, mi sembra lo zaino jet per saltare più in alto e così via. Però appunto il gioco, man mano che progredisce, ti dà sempre di più. In questo caso è anche un po' simile a un Metroidvania. Fai anche un sacco di backtracking, questo magari potrebbe non piacere a molti, perché appunto devi ritornare in tantissime zone più volte, perché non hai gli accessori giusti per esplorarla al 100%. Però ad esempio è molto carina anche l'umorismo con cui vengono proposte queste varie potenziamenti e così via. E quindi è una cosa che a me piace un sacco di DLC 1, che c'è appunto alcune cose extra che sono già incluse in questa versione, mentre io il DLC del gioco base per PS4 non l'avevo comprato. È una cosa piacevole. Effettivamente altri giochi, con la scusa che ti veniva proposta una versione, per così dire, Director's Cut, non ti veniva dato l'upgrade gratuito perché aveva dei contenuti in più. E quindi, già come succedeva con alcuni giochi, o magari anche tipo Final Fantasy Remake, il 7, che dovevi comunque comprartela a parte il DLC se avevi la versione PS4 upgradata, qua almeno c'è un po' di cose. E poi ci sono appunto questi extra fuori di testa che mi ricordano anche un po' i vecchi Mortal Kombat, quelli per Play 2, che avevano tutta una serie di video extra girati in live action, tipo Scorpion che cucinava, o alcune cose tipo il corso di yoga. Erano cose allucinanti. Al 9000%. Allucinante. Concurrently with Tostenda BT or any extremity extender, which can in extreme cases lead to Waffles crazy leg syndrome. È allucinante, grottesco e fuori di testa allo stesso tempo. Nausea, bladder blabber, reverse buck teeth, looping face, vescica chiacchierona, strawberry licorice lips, labbra di liquirizia alla fragola, crunking or clowning, frequent thoughts of taking it easy, sudden hairy back baldness disorder, long annoying lists, impromptu bongo playing, dog bites, and temporary or permanent death. È un casino lo stile che hanno usato, perché se l'avessero fatto con i filmati in CGI o comunque con la grafica in game non avrebbe questo grado di follia. Invece con il live action
è davvero surreale. E questo appunto me lo fa apprezzare tantissimo. Ai collezionabili avevo sbloccato un paio di cose, solo queste in realtà. E però appunto ce n'è, sembrano pochi ma sono tanti, considerando che alcuni sono endemici e vanno trovati in determinate zone da esplorare. E insomma, Journey to the Savage Planet è un titolo poco conosciuto, ma comunque molto molto piacevole, che adesso è arrivato su PlayStation 5 e ha un upgrade gratuito per i possessori della vecchia versione PS4, che è una cosa non scontata e molto piacevole. Adesso abbiamo la nostra pistola, si spara con un sistema simile a quello appunto degli FPS classici. Con L2 c'ho la versione zoom, che è un dettaglio anche abbastanza notevole, tira fuori il mirino sulla pistola e poi si surriscalda quando appunto non ricarico in tempo. E c'è una serie di dettagli che non sono scontati per un gioco comunque che già all'epoca non era un AAA. Ma invece abbiamo appunto anche un minimo appunto di, non dico proprio puzzle solving, ma di grinding, o meglio di esplorazione. Dato che dagli schiaffoni, non i pugni, dagli schiaffoni ai nemici. Solo mi sa che non l'ho scansionato. Io anche se era abbastanza vicino da poterlo fare, quindi non puoi farlo sempre ovunque. I only asked because my system appears to be functioning correctly, but our initial scan said there should be no sign of intelligent life here at all, and that appears to directly Eh sì, contradict this idea. il I fatto che ci will sia questa contact your superiors costruzione immediately. gigantesca che One andremo a moment, please. esplorare effettivamente aggiunge mistero al fatto dell'esplorazione casuale per le risorse. Ripeto, non è Returnal, però è un gioco che è piacevole secondo me. This plant's berries are edible and slightly hallucinogenic, as with all edibles. Take it slow. I have received an urgent message regarding the tower from our president and CEO, which is available for your viewing pleasure at the habitat. Please return as soon as you have a moment. Ok, quindi poi bisogna anche fare appunto il backtracking e adesso ci droghiamo, questo me lo ricordo, che ti dà questo effetto allucinogeno, quindi devi stare attento a un livello appunto di esplorazione perché poi ci sono momenti in cui rischi di non capire niente di quello che sta succedendo. Adesso quindi torniamo indietro all'habitat per visionare il messaggio, così via, insomma. C'è un po' di grinding, cioè scusa, di esplorazione, continuo a sbagliare a dire grinding, che in realtà è un po' più che altro semmai di farming per le risorse, perché altrimenti alcune cose appunto non possiamo potenziare il nostro equipaggiamento, costruire nuove armi. E quindi all'inizio soprattutto l'avevo abbandonato perché ero un po' ridondante, perché dove facevi un po' di esplorazione tornavi indietro, facevi un po' di esplorazione e tornavi indietro. Però in sé ciò funziona, è divertente, mi piace molto il design, che appunto questa cosa appunto surreale di come l'hanno strutturato, fa sì che il gioco non sia noioso perché ti viene appunto, almeno a me, viene voglia di scoprire cosa succederà andando avanti e come si evolverà questa storia assurda, questi personaggi anche appunto molto surreali.
fa un po', diciamo, il Dottor Who di altri tempi. Il tuo pianeta è sbagliato, sei andato in quello sbagliato e adesso devi scoprire come mai, cosa sta succedendo e investigare anche su quella struttura man mano che esplori. Questa cosa losca, appunto, che devi trasmettere le cose direttamente a lui e non trasferirle agli altri. Poi, appunto, i filmati, chiamiamoli pubblicitari, sono veramente... E a Boomerdale. La New Florida. Sono queste tamarrate trash con il cetriolone gigante e insomma che ti fa venire voglia di giocarla. Appunto, non è un gioco per chi ama, chiamiamoli, survival serie, anzi potrebbe magari non apprezzare appunto questo grado di assurdità. Con la voce anche da vecchio è eccezionale. Quello dovrebbe essere appunto parte del DLC. E niente, il gioco alla fin fine è così. Puoi appunto continuare a vedere le cose, le pubblicità. Quindi il cibo può sapere qualcosa lì, può sapere di qualsiasi cosa e te lo vendono in fustoni e qui sono tutti uguali. Una cosa, qualcosa di dettaglio. E insomma, a me piace appunto perché ha questo stile di fantascienza surreale, molto umoristica, col design anche abbastanza cartunesco, anche delle creature, del mondo, tutto colorato, strano, folle, però poi il gioco diventa anche abbastanza impegnativo. Ha, ripeto, una fase di backtracking, soprattutto all'inizio, abbastanza eccessiva, perché finché non si hanno determinati potenziamenti che si sbloccano appunto con la storia, andando avanti e indietro dall'astronave, non si riesce... diciamo a fare tante cose, perché bisognerà appunto ritornare più volte nelle stesse zone. Ci sono poi dei teletrasporti addizionali appunto per spostarsi velocemente in determinati settori, però comunque il backtracking rimane una fase, diciamo, abbastanza grossa dell'avventura, che occupa anche un determinato tempo. Quindi il gioco non è che sia poi così lungo, però una parte di quel tempo è in realtà fare avanti e indietro. Quindi, ripeto, potrebbe non piacere a tutti, però a me aveva intrigato. Adesso che c'è questa versione PS5 che ha comunque una grafica molto più nitida e appunto tempi di caricamento praticamente istantanei, è anche più, mi viene a dire, facile da vivere appunto, cioè una quality of life del gioco nettamente migliorata, e comunque se non l'avete mai giocato può essere interessante. E come ripeto, magari per risparmiare potete anche prendere appunto la versione PS4, che ormai si trova a prezzi molto bassi, e fare l'upgrade gratuito a quello PS5,
Poi sì, bisogna giocarci con il disco inserito, ma non è che sia un grosso problema. Poi, essendo due set di trofei diversi, chiamiamoli cacciatori di trofei possono anche provare a platinarlo due volte, nonostante in quel caso secondo me diventa un po' tedioso, perché ripeto, certi trofei riguardano i collezionabili e quindi bisogna anche stare molto attenti, esplorare per bene le zone, ripulirle completamente scansionando tutto. Quindi boh, io sono contento che abbiano fatto questo upgrade gratuito, perché appunto non me l'aspettavo. Ci ho provato senza troppe convinzioni, perché molto spesso quando vedo che alcuni giochi hanno la versione PS5 sullo store, io provo a mettere il disco se ho quello vecchio. In alcuni casi appunto ho fatto questa piacevole scoperta e mi fa appunto piacere parlarne, e in altri invece ho tristemente visto che bisogna ricomprare nuovamente il gioco o magari pagare un minimo di upgrade che è meno di quanto costa il gioco, però effettivamente non ne vale la pena per certi titoli. Diciamo che se è gratuita è meglio. Quindi boh, io vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto e che anche la, chiamiamola news, che ci siano certi titoli che hanno l'upgrade gratuito senza essere appunto troppo pubblicizzati, vi possa tornare comodo. Il gioco in sé comunque io lo consiglio, perché già la versione PS4 era molto intrigante, divertente, e questo upgrade alla versione PS5 mette anche in più dei contenuti extra che prima non c'erano, quindi è una cosa piacevole che ti abbiano dato la versione migliorata non solo graficamente ma anche come contenuti. Quindi direi che io vi saluto e vi aspetto al prossimo video, in cui probabilmente parlerò ancora di altri giochi che stuzzicano i miei interessi e che meritano di essere, diciamo, fatti conoscere, perché alcuni passano davvero troppo in sordina nonostante abbiano un livello qualitativo molto superiore ad altri titoli maggiormente pubblicizzati.